Benvenuti alla 35esima parte di The World Ends With You. Andiamo ad Udagawa. Ma che diavolo? La barriera è devastata. Come se qualcosa l'avesse trapassata dall'altra parte. Ma questa è una barriera di livello 4, io. Nessuno potrebbe romperla in questa maniera. Nemmeno i pezzi grossi, amico. E allora cosa? Non importa, muoviamoci. Ehi, fermati, potrebbe essere pericoloso. E se Faccia di Ferro fosse oltre? Va bene. Ma stai allerta, potrebbe essere una trappola. È evidente che è una trappola. Ma che... Per riparare gli innumerevoli torti dei nostri giorni, noi brilliamo di questa luce di vera redenzione. E continuiamo a ripetere sempre la stessa frase. Sta arrivando. Ok, non mi sembra niente di particolare. Cos'è un Reaper? Tanti Reaper. Oh, ma sono di colore diverso. Ok, dai. Wow, si sta facendo massacrare lì sopra. Meglio curarsi un po'. Wow. Beat, che cosa stai facendo? Praticamente si è fatto togliere tutta la vita. Ok, iniziamo dal... Wow, chi è che mi spara? Ok, usiamo quest'ultimo. No, meglio usare questo. Questi Reaper sono un po' più forti di quelli normali. Ok, il pinguino è andato. E anche uno dei Reaper? No. Non è il Reaper che è morto, allora chi è? Oh cavolo, presto, presto, presto! Usalo, dai! Il punto è che se mi colpiscono, non la beve più la bibita energetica, quindi muoio comunque. Ok, stavolta sistemiamo subito uno dei Reaper. No, 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 continua a colpirlo, dai, non gli dare tregua. Adesso ho finito le cose con cui colpirlo. E non so più quale devo colpire soprattutto. Ma quanti sono? Ok, vai così. Ah, maledetto pinguino. Mi serve una cura. Dai! Veloce! Ok, barriera attivata. Per ora sono al sicuro. E posso controllare un po' Bit. Sono i Reaper che gli fanno male, a quanto pare. Allora eliminiamoli. Oh cavolo! Ok, perfetto, ce l'ho fatta. Un'altra è meglio. Dai, rigenerati. No, corre nei cu. Wow, quante meduse! Manco. Ma quante sono? Vai, continua. Oh, cavolo. Prendete questo. Speriamo che muoia almeno un Reaper. Sì, tutti e due. Meglio di così. Ok, una medusa è andata. Aspettiamo che si rigenera questo. E vanno anche queste. Phew, è rimasta solo quella. Ok, da tenere a mente, i Reaper gialli sono pericolosi. L'hai sentito io? Che cosa stava mugugnando? Solo 1000 yen, per tutta sta fatica. E tu chi sei? Perché Ross? What the... Che cosa... Ah, sono tabù! Questi sono tabù, ecco perché mi attaccano loro. Oh cavolo.
Non riesco a muovermi. Forza, Neku. Ho finito, ecco. Vai, colpisci la ra... Wow! Curati, Neku. La... Dai, la barriera. Per un pelo. Ok, finiamoli. Oh cavolo. Dai, dai, dai. Morite, pinguine. Ok, è rimasto solo la rana. Forza, muori. Certo che è resistente per essere solo una rana. Cavolo. Oh, ok, è andata. Oh, e c'è ancora un altro scontro. Ok, da tenere a mente, non usare la scansione senza un buon motivo. Ok, dai. Spara il boomerang. Mi serve, dai. Phew, l'ho usato. Cavolo, mi hanno chiuso qui. Dovrei usare una schivata per togliermi di mezzo. Ok, sono quasi tutti morti. No, come non detto. Ce ne sono ancora lì. C'è questo pinguino, forse. Rigenerati. Wow, aumento di livello. Dai, che questa è una cosa positiva. Uccidiamo il re dei pinguini. Ok. Rimani solo tu, lupacchiotto. E allora prendi questo. Ah, ok, è morto. Non me ne ero accorto. Wow, due rare metal. What? Che cos'è questo? Che diavolo è questo? Sembrano delle bruciature. Questo posto è dove lo spazzatu Reaper stava perdendo tempo. Niente tracce di faccia di ferro. Proviamo da qualche altra parte. Fermati, dovremmo analizzare questo. Come io? Scatterò una foto con il mio telefono. Non lo so. 3 giorni fa? Impossibile! Cosa io? Fammi vedere. Caffè Man? È lui, non è vero? Mister H. Cosa stava facendo qui, amico? Perché? Visto, te l'avevo detto che era sospetto. Perché saresti venuto qui? Non ha senso. Non puoi essere te, Mister H. Mi sa che è lui il compositore alla fine. Andiamo a vedere al suo caffè. Eh? Di che cosa stai parlando, amico? Dobbiamo trovare Faccia di Ferro prima. Mister H è a Cat Street. Non abbiamo ancora controllato lì. Ci sono 2 fave con un piccione. Sarebbe all'incontrario, ma va bene lo stesso. Allora muoviamoci. Mister H. Aspetta, ma io volevo ancora continuare ad analizzare. Vabbè, fa niente. Cosa c'è? Aumenta l'attacco, aumenta la difesa. Posso prenderli tutti e due? Certamente. E questo cosa chiede? Pechite. Non so cos'è. Forse non ne ho mai trovato. Sarà un drop piuttosto raro. Ok, andiamocene via. A meno che non c'è qualche altro negozio, sì.
What? Non mi interessa, grazie. Dei CD di musica. 3 CD di musica da comprare. Però non ho soldi, quindi vediamo un po'. Dove sono quelle maledette spille moneta? Ok, una di queste basterà. Forza, fammi un prezzo di favore. Niente prezzo di favore. Oh, cos'è questo? Cosa mi chiede? Rare metal, 4 rare metal. Non potrebbe chiedermi qualcos'altro? Forza, compro. E andiamo. Ancora non sono riuscito a trovare la mia musica preferita di questo. Salve. Non mi aspettavo di incontrarvi qui, ma va bene. Oh no, non dirmi che anche loro. Io, guarda. Eh? Cosa avete, ragazzi? Stop, non avvicinarti. Non sono loro stessi. Per riparare agli innumerevoli torti dei nostri giorni, noi brilliamo di questa luce di vera redenzione, affinché questo luogo possa diventare il paradiso. Che mondo splendido sarebbe. Io, tornate in voi, idioti. Maledizione, non anche loro. Ma che diavolo sta succedendo? Stanno venendo verso di noi. Oh no, dobbiamo riaffrontarli. Prima è stata una battaglia difficile la loro. Speriamo che sia più semplice. No, lui corre sempre in giro. Però stavolta ho un po' di attacchi a distanza in più. E Bit se la sta cavando meglio. Non so perché. Prendi questo. Se la stanno. Me la sto cavando leggermente meglio, dai. E personalmente non so il motivo. Ok, ora però è meglio usare la barriera. Oh cavolo, che tecnica devastante. No, 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 fermo. No, ho bisogno di usare questo. No, spostati. Phew. No, che cos'è questa cosa? Da quando possono usare un attacco speciale? Ok. Ok, ci rivediamo a combattimento finale. Ok, ce l'ho fatta. Spero che non muoiano almeno loro, altrimenti. Cavolo, stanno morendo tutti. Grado C soltanto. Irradiano una vasta area con scintille. Niente di eccezionale. Questo dovrebbe fermarli. Bit, finiamoli. Aspetta, amico. Per favore. Dai loro tregua. Tregua? Stanno per attaccarci di nuovo. Lo so, ma non sono cattivi, posso sentirlo io. Sono solo fuori controllo, come chiunque altro. Già. Si comportano certamente. Si comportano certamente in modo diverso da ieri. Ma sei torto? Se provano ad attaccarci ancora, li cancellerò con le mie mani, lo giuro. Va bene, una promessa. Guarda là. Spill Red Skull. Io sono come tu. Sono come quelle come che tutta la gente dell'RG indossa. Come mai il team Lollipop ne ha? Yeah, sono Reaper. Credevo che i Reaper dovessero indossare le S spille.
Ehi, credi che siano la stessa cosa? Non so. Comunque muoviamoci prima che questi due ricomincino ad attaccarci. Buona idea, amico, scappiamo. Cosa è finito? I capitoli dell'ultima settimana sono piuttosto corti, devo dire. Ma comunque iniziamo. Mancavano 3 giorni, una... dovrebbe essere il capitolo in cui mancano 2 giorni. Quanto ci mette a salvare Echo? Infatti, 2 days left. Ehi, questo è... l'incrocio. Un altro giorno è passato. Ah, diavolo, no! Non può essere vero. Che giorno è? Ehi, calmati. È il giorno 6, no! Calmati, ho detto, abbiamo ancora tempo. Merda! E ricomincia ad assumere tutte le posizioni possibili e immaginabili. Ehi, non abbiamo tempo per crisi di nervi. Io sono solo un essere umano. Se la Vergine di Ferro stava dicendo la verità, questo è il giorno in cui io divento... divento veramente un fantasma, amico. Dobbiamo provarci. Yeah. Andiamo da Mister Anekoma. Dove? Oh già, Cat Street. Non abbiamo ancora guardato in quella zona. Va bene, faccia di ferro sarà lì, me lo sento io. Non mi arrenderò senza combattere. Andiamo. Mister H, devo arrivare al fondo di questa storia. Avere la certezza che lui non è il compositore. Ma come glielo chiedo? Presto, presto, presto! Muoviti! Sto arrivando. Qual è la strada per andare a Cat Street? Credo di qua. Oh, questo è il negozio, quello di lusso. Chissà se ho abbastanza soldi per comprare qualcosa. Questo sarebbe ideale. Costa tutto un casino. 246.000, non ce li ho nemmeno. E questo costa ancora di più, ma do 300.000. Ai ai ai, non ce la farò mai a comprare queste cose. E poi... ah, ma sono quelli del Team Spin. Oh no, anche loro. Senti, non mi va di leggere sempre la stessa cosa. Poverini, persino loro. Beh, almeno sono abbastanza sicuro di essere sulla strada giusta. Adesso... qui? Vediamo se al Towa Records hanno delle musiche nuove. Solo una? A quanto pare sì. Peccato, speravo di trovarne un po' di più. Ok, andiamo avanti, incroceremo ancora qualcun altro che è diventato uno schiavo mentale. Ma questa non è la ragazza del player che è morto? Ci assomiglia. Ok, sono sulla strada giusta, di questo ne sono sicuro. Cat Street. Cosa? Wow, amico, io che credevo che l'altro fosse devastato. Qualunque cosa fosse, si stava dirigendo a Cat Street. Allora deve essere stato a Kamel, mentre tornava alla sua tana. Senti, basta pensare a queste cose, non serve a nulla. Quando gli avremo parlato, chiariremo tutta la faccenda. Va bene, amico, ma sbrighiamoci. Sono d'accordo anch'io, sbrighiamoci. Allora, il caffè è questo qui.
Ma che diavolo? Chi è il ristrutturatore? Questo posto è un casino, io. Credi che l'abbia fatto Caffè Man? Perché mai avrebbe dovuto mettere a soqquadro il proprio negozio? Forse è stato attaccato. Amico, non ci capisco un accidente. Questo posto è deserto. Sono stufo di tutto questo. Voglio dire, che cosa sta succedendo, io? Lo sfasciabarriere stava cercando Mister H. Faccia di ferro. Credi sia stata lei? No. Ha detto che sarebbe stata in un unico posto per tutta la settimana. Se fosse stata qui non avrebbe potuto rompere le altre barriere. Chi allora? Credimi, qualcun altro. Io, dobbiamo trovare qualche traccia. Ma certo, la fotocamera. Quale? Quella cosa che hai usato ieri? Cos'è? Scatta foto del passato. Wow, una ficata, amico! 2 giorni fa la barriera di Miyashita Park era ancora in piedi. Il che vuol dire che qualunque cosa sia successa qui è accaduta. Yo, fammi fare una foto. No, ti prego, non farmi una foto a caso. Ehi! Aspetta, non... Fanne un'altra e ti picchio! Sei uno cre... Ti odio, Bit! Sei peggio di Joshua in queste cose! Eh? Io, Neku, credo si sia rotta! Neku, prendi quella catena che ha attorno al collo e strangolalo! Strangolalo, ti prego! La fotocamera funziona soltanto 3 volte al giorno. Aspetta, questo vuol dire 3 foto al giorno. Ah! Potevi dirlo prima, amico! Yeah, perché ho avuto tutto il tempo per reagire. Cavolo, non ci vedo niente di strano. Che spreco di... Ah? Yo, Neku, guarda! Ehi, quello è... Mister H. Cosa sta facendo? Nasconde qualcosa? Andiamo a controllare. Va bene, controlliamo. Yo, è una key spilla. Una key spilla? Per cosa? Non l'ho mai vista prima, amico. Beh, abbiamo già controllato dappertutto. Tranne che un posto. Lo Shibuya River. La Vergine di Ferro deve essere nascosta. Ha scelto una barriera che non avremmo mai potuto rompere. Sapevo che era un'imbrogliona, io. Ehi, c'è qualcosa nella busta. Una lettera da Mister H? Sopravvivere una questione in questa Shibuya è possibile con un piccolo trucco. Godi ogni istante con tutte le tue forze, tanto se cupo, altrettanto se luminoso. Beh, questo momento è dannatamente cupo. Mister H, io ci ha lasciato la lettera e la key spilla per un motivo. Vuole che noi ci dirigiamo al river, eh? Va bene allora, Yai, cosa aspettiamo? Cosa stiamo aspettando? Troviamo Faccia di Ferro, salviamo Rime e picchiamo il compositore. Andare al River. C'è dell'altro. Perché Mister H possedeva la chiave? Cosa vuole che io faccia? Mi sta mandando al River o mi sta attirando lì? E per quale motivo? Perché Mister H? C'erano anche un po' di soldi. Mister H, ti ho rubato l'incasso del mese. Non ti arrabbiare. Comunque, faccio la strada verso lo Shibuya River e poi interrompo la parte perché già è durata abbastanza. 24 minuti, non vorrei durasse troppo.
Speriamo soltanto che durante il tragitto non succeda qualcosa di estremamente lungo da fare. No, ti prego, non uno scontro boss. Cosa succede? Che diavolo è questo mucchio di cianfrusaglie? Cianfrusaglie? No! What the? Ma che cacchio? Perché c'è... Ah sì, è vero. Quel tizio non è morto. Diamo un'occhiata. Cosa ci fa ancora qui questo mucchio? Vi sono mancato molto? Crani vuoti di Etto Pascali. Lo spazzato Reaper? Sì, è proprio lui. Solo lui può parlare in questo modo. Che è successo? Ah ok, si era bloccato un attimo. Etto cosa, eh? Oh no, Pit e questo qui andranno molto d'accordo, secondo me. In che lingua sta parlando questo tipo? Sei vivo? Zeta ma va? Oh, l'ho estrapolato sin dalla radice di uno. Quell'attacco che hai usato per friggere il tuo partner, l'ho usato per un motivo. Il tuo corpo. Questo? Questo è il mio ultimo capolavoro. Si chiama Me Stesso. Quel teppista si è trasformato in un tabù, io. Quell'attacco mi aveva cancellato, è vero. Ma sei tornato. Ma sono stato rifattorizzato attraverso il sigillo di raffinazione. In questo. Questo corpo, questo potere, tutto grazie alla magia della psicoanimazione tabù. Quindi tu hai fatto quei segni di bruciature. E allora il frantumanumeri è tornato. Con un potere che rivaleggia anche con quello del compositore. Stai scherzando? È per questo che ti sei tabuizzato? Ha senso, io. Il senso è spazzatura. Crunch. L'aggiungerò al mucchio. Tutto ciò che importa è la mia bellezza. Rinascere dal sigillo era parte della mia equazione. Ma questo tabulizzarmi era inaspettato. Ma funziona. Mi imporrò come nuovo compositore. Aspetta. Sei andato a Wildcat? Yeah, quel posto era vuoto però. Dove sarà scappato? Tu lo sai, è così. Dimmelo! Non lo sappiamo. In questo caso, chi ha bisogno di voi? Attenzione, oi! È arrivato per coi. Per coi? Per voi il momento di morire per una causa. La mia. Oh, cavolo, dovrò dividere la registrazione in due parti. Quanto è veloce? Dai, muori. Dov'è finito? Ok, un po' di cure non fanno male. Oh cavolo, questo mi sa tanto di stai lontano da quella cosa. Cavolo, non riesco a fargli male. Almeno non male sul serio. Oh cavolo, barriera veloce. Phew, per un pelo. Cavolo, di questo passo finisce male. Dov'è finito? Vieni qui, ti ho detto. Ma si sta curando anche. Oh cavolo, e come l'ammazzo? Qui la situazione non è bella per niente. Sicuro che non è una battaglia persa in partenza? Devo perderla per forza? Oh cavolo. Presto, presto. Non riesco a colpirlo.
ti prego, se è una battaglia persa in partenza, fammela perdere subito. Oh cavolo! Presto, presto! Ok, ha usato la barriera. Non riesco a colpirlo e continua a rigenerarsi vita. È impossibile da battere, decisamente. Oppure c'è un modo, io non sto facendo pena. Come faccio a batterlo? Posso scappare? No, non posso scappare. Oh cavolo, cavolo. Non riesco a danneggiarlo sul serio. Ok, serve la barriera. L'unico che gli fa male è Bit perché riesce a colpirlo. Oh, ma adesso l'ho colpito un po' anch'io. Schiva tutti i colpi, è sicura. Qui la situazione non è per niente bella. Aia. Dov'è? Forza, vieni qui. Oh cavolo, presto! Spero che questa sia una battaglia che va persa per forza, altrimenti sono leggermente rovinato. Oh cavolo. Smettila di dire sempre le stesse cose poi tu. Presto, curati. No, questa battaglia la perderò. E sarò costretto a tagliare. Cavolo. Sto tizio è mortale. Forza. Sì, questa è decisamente una battaglia che va persa. Spero. Lo spero decisamente. Sì, va persa. O forse ho resistito abbastanza. Aumenta l'attacco e aumenta la difesa, ottimo. Che diavolo ha mangiato questo tipo? È così potente. Spalmare ogni hot dog con abbondante arrosto e tritato origina aggressività. Che cacchio stai dicendo? Direi che è qualcosa abbastanza salutare. Questa volta, compositore, è la tua fine. Yo, dove stai andando? Muoviamoci, amico, dobbiamo seguirlo. E se lì ci battesse sul tempo? Non preoccuparti. Non sa dov'è lì. E comunque abbiamo la chiave per il River. È in ogni caso bloccato. Va bene, allora. Ma cavolo, quel teppista era forte. Beh, adesso sappiamo qualcosa in più. Ha detto che il suo potere rivaleggia quello del compositore. Cosa ti dice questo del compositore? Io, è una pazzia. Credi davvero sia così forte? Faremo meglio essere in grado di vincere, io. Ti arrenderesti se non potessimo? Diavolo, no! Sto arrivando! Sto arrivando! Calmati. Il River, il compositore. Mister H. Dovrò essere pronto per quello che troverò. Io non sono pronto per niente. Come? È già finito un altro capitolo.
Ok, ci vediamo con la prossima parte di The World Ends With You. Mi sa che ci avviamo verso la fine della trama principale. Quindi, ciao a tutti!